d'Italia, come si sono mossi Di Maio e Conte. Ma vede, ho apprezzato l'attivismo diplomatico e tuttavia temo anche qui che il ruolo da protagonista che l'Italia ha avuto negli anni in Libia sia messo seriamente in discussione, forse perduto per sempre, nel senso che abbiamo perso l'iniziativa. Abbiamo provato a fare un'iniziativa, io me lo ricordo, quel pomeriggio noi eravamo in onda, lei sicuramente ci guardava, e raccontavamo che del fatto è arrivato a un certo punto Mentana e ci ha portato la notizia, ha detto guardate che Conte sta incontrando, vede a Palazzo Chigi prima Haftar e poi Serraj. E noi abbiamo detto accidenti, perché nel frattempo stavamo commentando che invece insomma l'Italia stava nelle retrovie, eccetera, eccetera. E poi Haftar l'ha visto Conte e Serraj ha detto no Ma grazie, io non vado. E quindi abbiamo pensato che vede, ci fosse stata. Lei che ha pensato in quel lo momento? dico veramente con la modestia del caso, perché in questi casi mai dare lezione a nessuno, perché può capitare che può succedere a te. E tuttavia, vede, in alcune parti del mondo, in Medio Oriente, in Africa settentrionale, è molto importante tenere riservati gli incontri. Vede, voi avete fatto vedere una mia foto mentre incontrava Haftar. Quella è una foto 2017, mi sa, no? scattata a Bengasi. Io ho incontrato Haftar e nessuno ha mai saputo niente. E dopo 20 giorni l'ha fatto sapere Haftar, non Minniti, Haftar. Ma per una ragione semplicissima, perché in questo mondo i contatti riservati sono molto più importanti, perché non metti in imbarazzo nessuno. Faccio un esempio. Tra Haftar e Serraj sono due protagonisti di una guerra civile. Per loro presentarsi insieme o di essere ricevuti insieme da un O altro prima o paese o dopo. dopo è una cosa delicatissima per una ragione non banale. Ci sono i morti sul terreno, ci sono le famiglie che hanno perso i figli. Quelle famiglie hanno perso o per Haftar o per Serraj. E ognuno di loro deve rendere conto a quelle famiglie. Non è una cosa Certo. banale. E lo dico perché bisogna trattare sempre con rispetto gli altri, mai sottovalutarli. Il suo Poi c'è ruolo in un Libia, qualcuno ha altro detto elemento, che vedi?